momento di compattarsi e cominciare oggi alla terza giornata un nuovo campionato per le rossonere che ospitano il Sassuolo dell'ex Raffi Loggiane, anch'esse a 0 punti in classifica. Dal centro sportivo Vismara, Puma House of Football, un caro saluto e buon divertimento da parte di Francesco Specchia. Arnadotti ricaccia il pallone dall'altra parte dove Linda Tuccieri Cimini è sempre presente. Traversone! E arriva il gol del Milan con Valeri Vigilucci di testa. La sblocchiamo noi per la prima volta in questo campionato. Passiamo in vantaggio dopo un minuto di gioco. Arnadotti vede lo spiraglio verso Grimshaw che salta al portiere. Cristi Grimshaw, la porta è vuota e torna così, si ripresenta col gol Cristi Grimshaw. Milan 2 Sassuolo 0. Grande giocata e tunnel a Cresce in uscita. Salgono le torri, gioca corto il Milan, è veloce sorprendendo il Sassuolo. Ancora Linda, Tuccieri Cimini in mezzo, il colpo di testa è alto. Nisley Tomà scambia con Playdrup, adesso il Sassuolo è in una zona molto pericolosa e riconquistiamo il pallone. Aslani in area, Aslani, la conclusione è deviata, la parata di Cresce che rincorre il pallone, si allunga prima che questo superi la linea bianca. Pallone che resta lì, Fifi, e arriva il gol dell'ex con Giane che accorcia le distanze al minuto 48. Dubkova con Clelan si allacciano, il pallone che passa in area di rigore, il paratone di Laura Giuliani che chiude la porta e dice no, si resta 2-1 per il Milan. Popadinova viene così chiusa, pallone verso Goscia, resta là e arriva il primo gol anche per Goscia che mette dentro il pallone del 3-1, un pallone pesantissimo, un pallone che a 10 dalla fine può significare tanto per una potenziale prima vittoria per il Milan. Palla aperta verso la corsa di Sofia, arriva triplice fischio, il Milan mette i primi 3 punti di questo campionato, raccoglie gli applausi del Vismara. In rete per le rossonere Vigilucci, Grimshaw e Goscia, un caro saluto da parte di Francesco Specchia.